Il corso di laurea in conservazione e restauro dei beni culturali è un corso di laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale. Al termine del percorso, gli studenti e le studentesse conseguono non solo la laurea, ma anche l'abilitazione all'esercizio della professione di restauratore di beni culturali. Ma chi è il restauratore? Il restauratore è un esperto che valuta lo stato di salute di un bene e ne progetta l'intervento più idoneo per conservarlo e tutelarlo. Cosa si studia durante questo percorso? Durante questo percorso confluiscono sia le discipline dell'area tipicamente scientifica con le discipline dell'area storico-artistica. Pertanto gli studenti e le studentesse si troveranno ad affrontare discipline quali la matematica, la fisica, la chimica, ma tutte le discipline che consentono di conoscere la materia, la composizione materica di un bene, quindi la parte che riguarda ad esempio i materiali lapidei, i pigmenti, insieme a tutti gli aspetti storico-artistici del bene, quindi tutto l'aspetto legato alla storia dell'arte. Una parte importante che concorre alla formazione del restauratore è l'attività laboratoriale, durante la quale appunto gli studenti, già guidati da restauratori esperti, svolgono attività di restauro su dei beni culturali messi a disposizione dalle soprintendenze. Questa parte laboratoriale è la più preponderante e consiste in circa 450 ore di attività per ogni anno accademico. Il corso di laurea in conservazione e restauro dei beni culturali offre un'ampia gamma di opportunità formative e pratiche. Tra queste spiccano le ore laboratoriali, svolte sotto la guida di restauratori abilitati e fin dal primo anno prevedono il restauro di reperti di valore storico-artistico. Le attività prevedono non solo ore in laboratorio, ma anche attività di cantiere, proprio per permettere agli studenti di acquisire la competenza direttamente sul campo. Sono attive infatti diverse convenzioni con diverse istituzioni che hanno permesso l'avvio di cantieri di restauro, per esempio all'interno del Duomo di Cosenza, della Villa Romana di Casignana in provincia di Reggio Calabria e nel Parco Archeologico di Pompei. Inoltre il rapporto studente-docente di 5 a 1 consente uno scambio diretto e un confronto continuo col docente, permettendo un approccio e un apprendimento mirato e ritagliato a seconda delle esigenze dello studente. Il titolo conseguito al termine dei 5 anni è un titolo abilitante e consente l'iscrizione all'elenco dei restauratori di beni culturali nel settore materiali lapidi e derivati e superfici decorate dell'architettura. I laureati acquisiscono tutte quelle competenze, quelle abilità e quegli strumenti necessari per poter svolgere in piena autonomia gestionale interventi di restauro e attività di ricerca, per cui possono trovare impiego presso laboratori e ditte di restauro, presso le istituzioni del Ministero Cultura, quindi parliamo di archivi, biblioteche, musei, così come possono trovare occupazione in associazioni, organizzazioni professionali o enti di ricerca pubblici e privati. Dei più recenti dati Alma Laurea si evince proprio che a livello nazionale, ad un anno dal conseguimento del titolo, i laureati riescono a trovare un'occupazione e risulta che il tasso di occupazione è proprio del 78%, di cui in gran parte trovano impiego nel settore privato e una parte più ridotta nel settore pubblico, ivi includendo coloro i quali scelgono di condurre, di ampliare la propria attività formativa dedicandosi alla ricerca, e qui includiamo proprio i dottorati di ricerca in materie attinenti al patrimonio culturale.